Ciao a tutti e buon sabato. Allora, sono tornata a casa da un po', mi sono fatta una bella chiacchierata con la superstar e adesso ho un po' di tempo prima di andare a prendere le bambine a scuola, quindi ho pensato di fare il video su Cosmopolitan. Allora, stamattina non era mia intenzione andarmi a fare i capelli, però poi sono andata dal parrucchiere. Sentite, non mi sono piaciuti per niente. Allora, me l'ha chiesto, signora li vuole gonfi? No, piallali. Perché a me non sembro mia suocera. Cioè, è troppo da sciura una cosa così. Comunque, come vanno? Cioè, sono contenta che siano lisci perché, insomma, sono anche più. Ora me li taglio tutti e la facciamo finita. Comunque. Parliamo di Cosmopolitan. E allora, prima di tutto vi dico che Cosmopolitan questo mese esce con questo splendido Max White One Optic che devo provare, non l'ho ancora provato, che è quello che pubblicizza Clio. Infatti c'era anche tutta la locandina di Clio. È un travel size, sono 19 ml, voglio provarlo, me lo tengo per i viaggi. Volevo dire però una cosa, io ho notato che quando Clio ha postato sulla sua bacheca Facebook la pubblicità di questo dentifricio con lei testimonial, si è scatenata una bagarre di gente che diceva ti sei venduta, di gente che diceva non usare questo dentifricio, di gente che no, da te non me l'aspettavo. Allora, ragazze, giusto perché, cioè, Clio, cioè, è il suo lavoro, è questo il suo lavoro. Quindi fare anche da testimonial a un prodotto che sì, non è cosmetico, però è di igiene, di cura della persona, ci sta. Cioè, cosa vi aspettate? Lei deve lavorare il suo lavoro, è iniziato con una passione, le ha portato un lavoro. Cioè, non, è come se tu dicessi a Michel Phan di non pubblicizzare Ipsy, che è la sua azienda. Cioè, è il suo lavoro, quindi è inutile che Clio ha una grande dote, che è una delle poche che in questi 6 anni è rimasta sempre così. Cioè, io non l'ho mai. Ci sono delle cose che a me, per esempio, non fanno troppo piacere, oppure dei trucchi che magari non piacciono, una cosa. Perché quello è per tutti, cioè, non è che io critico sempre soltanto determinate persone. Io ho dei pareri positivi e dei pareri negativi, delle opinioni su una persona piuttosto che un'altra. Però a Clio le si può dire tutto, tranne che lei è rimasta sempre coerente con se stessa dall'inizio alla fine. Ed era una di quelle tra le beauty guru Italia che avrebbe potuto tirarsela più delle altre, voglio dire. Questo. Vabbè, chiudiamo qui questo discorso. E quindi su Cosmopolitan c'è questo. In copertina c'è Katy Perry con un vestito che fantasioso. Sarebbe un complimento, è osceno. Sarà che io sono moderata. E la prima cosa che ho visto appena l'ho aperto, il packaging non mi piace per niente, è la nuova pubblicità del mascara di Dior It Lash, che è questo. La confezione non mi piace, però guardate il make-up. Questa riga nera con sopra una riga colorata è una cosa che io facevo a 17 anni, perché avevo un'amica che lo faceva, però noi lo facevamo soltanto con no, 17. Sì, avevo 17. No, no, l'ho fatto dopo. Io a 17 anni solo il rossetto mi sono potuta iniziare a mettere. Lo facevo dopo, però le guardavo loro. Loro facevano queste splendide righe con l'eyeliner e sopra mettevano la riga di matita bianca molto anni 70. Ed erano veramente una cosa che devo fare, devo provare a fare perché l'occhio non è male, sull'occhio non è male.
Allora, io Cosmopolitan sono riuscita a sfogliarlo soltanto poco, cioè ho dato una scorsa veloce. Naturalmente non sarebbe Cosmo se non ci fosse un numero imprecisato di carne di manzo esposta fresca. Ma sono tutti attori. Sì, sono tutti attori. C'è anche LeBron James. Insomma, c'è un sacco di bella gente. Poi c'è Lapo in camicia, naturalmente. Non mi ha mai detto niente come uomo dal punto di vista fascinoso. La considerazione che ho fatto. Sapete che c'è sempre il focus su un'attrice o una cantante in particolare, stavolta c'è Cameron Diaz. E insomma ci sono tutte le cose. Io non sapevo che fosse stata con Jared Leto. Con Matt Dillon lo sapevo, Justin Timberlake lo sapevo, Alex Rodriguez non so chi sia. Cioè, Cameron Diaz è una di quelle attrici che secondo me ha fatto il passo più lungo della gamba, nel senso che a me piaceva tantissimo, come bellezza proprio, si è rovinata completamente. Soprattutto si è rovinata non avendone nessun bisogno, perché io capisco la chirurgia, tutto quello che vuoi, però, cioè, anch'io mi farei il filler per le rughe. E forse un po' qui, però non è che voglio parlare così, per quello che fare il filler. Però insomma, Cameron Diaz in quel momento non ne aveva bisogno. Naturalmente, il colore dell'estate oltre all'arancione è il turchese, molto belli. Mi servirebbe una scala per salirci sopra. E oh, chi si vede? Enrique Iglesias. Stavo pensando che questi bracciali della Hoops sono stati molto in auge l'anno scorso. Vederli così, guardate, mi piace molto il bracciale grande sul braccio sottile così. Però non lo so se li comprerei. Ma poi 40 euro costano, credo che sia di plastica. Poi naturalmente ci sono tutte le pubblicità di tutti i solari del mondo e c'è l'articolo correlato da foto su Katy Perry con tutte le domande. Qual è il tuo colore preferito? Ma gli uomini come ti piacciono? Uno per conquistarti cosa deve fare? E poi vediamo se c'è qualcosa di interessante. Tralasciamo le. È Cosmo. Tra parentesi, la relazione di Cosmo è carinissima. Quando lavoravo in Mondadori sono andata a vederla. Io non stavo nella stessa, non stavo a Segrate, prima era a Segrate. E molto carina, bella gente che lavora, si diverte, molto carina. E il film, il libro, la canzone che ti fanno svoltare in amore. E mi ha fatto ridere che che come film c'è Sex and the City. E questa Giulia di 29 anni, traduttrice, ci dice che quando l'ho visto al cinema ho detto, uno come Big non me lo riprenderei mai. Mi sbagliavo. Qualche mese dopo mi sono messa con Nicola e abbiamo deciso di convivere, ma l'ultimo si è tirato indietro. E io gli avrei tirato dietro l'armadio. Io, invece di piangermi addosso, ho fatto come nel film. Sono ripartita da un taglio di capelli e dal rinnovo della casa. Quando finalmente mi amavo, è riapparso anche Nicola e viviamo insieme. A Napoli si dice, nunte fa mast, nel senso che
essere il più io faccio così, io farei così, non, perché non sai mai le vie del Signore. Però insomma. Poi c'è uno speciale sull'Australia e sul trovare lavori in Australia. Come funziona il visto, come ci vai, e le esperienze di alcuni ragazzi che sono partiti dall'Italia per andare a vivere in Australia. Chissà, deve essere un paese grande. Nuovo, nuovo. Parla chiaro se vuoi fare il capo. Il capo tendenzialmente non si veste così. Soprattutto perché non ha il tempo la mattina di farsi una cofana di queste proporzioni, che è un po' un nido per gli uccelli. Poi, sì, lo so, mi sto divertendo. C'è un articolo sul. Questo è interessante, però, perché comunque tante ragazze leggono Cosmo anche giovani. Ed è un articolo su quando i tuoi genitori si lasciano. Insomma, i divorzi sono in aumento. Sapete cosa ho notato? Sempre ritornando allo stesso discorso, nun te fa must. Uno dice: i divorzi sono aumentati e prima non era così, i matrimoni duravano più a lungo, prima si sopportava di più. Questo è vero, prima si sopportava di più e prima non si cercava di. Adesso è tutto un po' mordi e fuggi, cioè per il momento mi stai andando bene, se inizia a non andarmi più bene, via. Voglio essere felice, quindi mi devo muovere, devo essere attiva e trovare la mia strada. Prima era diverso. Io mi auguro che sarà sempre così per quanto mi riguarda, ma quando ho giurato davanti a Dio, io poi sono cattolica, il finché morte non ci separi, ci credo veramente. Poi certo, la vita ti può portare in tantissime direzioni opposte, però quello che credo è che veramente spesso c'è troppa leggerezza nel fare le cose. Troppo non rifletterci bene, non valutare bene e pensare soprattutto al vabbè, oggi mi va bene così, domani non lo so, e quindi vabbè, non lo so, io non sono un po'. Sto diventando vecchia, mi sento anziana dentro, lo sono sempre stata. Poi, ah, eccola Clio. Questa è la pubblicità del dentifricio. Clio, ti preferivo più bionda. Sì, la preferivo più bionda. Non le sta male questo rosso, però. Poi c'è una serie di campioni di calcio da poter guardare. Allora, a me, parlandoci proprio. Mi è piaciuto tantissimo il numero 22 dell'Uruguay. Ora, io non ricorderò mai come si chiama. Qualcuno mi ha detto che gioca nella Juve. Io da tifosa juventina lo dovrei sapere. Ma io, insomma, non so chi sia. Qualcuno me lo sa dire. È quello che sembra tipo un pezzo di Toblerone. All'atletizzetto è splendido, è scultoreo, non credo sia altissimo. Come si chiama? Invece, per esempio, Balotelli è uno di quelli. Insomma, ragazzi, i neri sono una razza superiore. Ha un corpo bellissimo, però, per esempio, di faccia non mi ha mai interessato come un. Aspettate, un nero proprio bello che avevamo noi era sempre nella Juve. Davids? A me piace tantissimo. Poi, l'amore ai tempi di Facebook, per gli amanti di Twilight, c'è un articolo su Robert Pattinson.
che questo, questa è la vedete questa espressione? È la stessa che lui ha in tutti i suoi film e anche nelle interviste. Poi, questo mi è piaciuto, le linee in movimento, è il servizio di moda, ci sono delle cose veramente carine. Guardate, gli abbinamenti mi piacciono tanto, il bianco, rosso e nero poi insieme stanno veramente benissimo. Ecco, questo, vabbè, questo è un po' troppo, però che cos'è la gonna? Ma com'è fatta? Non riesco a capire, vediamo di che. Allora, ah no, ha proprio delle applicazioni metalliche sopra, pensavo fossero disegnate, di KTZ 492 euro. Ah però, che strane queste scarpe, non riuscirei mai. Però insomma sostengono, mi sono innamorata di un paio di Geox, un paio di sandali con una zeppa altissima, soltanto che 132 euro, vediamo i saldi. Bella, bello molto molto questo pantalone, mi piace tanto. A proposito di pantaloni, mi è venuto in mente che ieri sera le gemelle hanno fatto il bagno, dopodiché io mi sono seduta sul bordo della vasca, mi sono completamente inzuppata le chiappe e sì, niente, io l'animalier mi dispiace, è carino, eh? Io un paio di pantaloncini così li comprerei se avessi il fisico, ma no. E poi io non ho, vabbè, che ne pensate? Io non ho capito il senso di questo costume. Poi ti abbronzi così. E soprattutto io non ho capito il senso di questo costume messo da persone che questo costume non possono metterselo. Allora, io dico una cosa. Io sono obesa. Obesa. E non mi trovo bene con me stessa, quindi c'è ancora tanto da fare. E invidio le persone che hanno chili in più e sono sicure di sé e quindi decidono di mettere quello che gli va. Io questo lo invidio, perché alla fine uno non può farsi problemi per ogni singolo rotolino e la maglietta si nota ed è chiara ed è corta e mi cade male. Se ti piace te lo metti. Però ragazze, io spesso vedo delle cose in giro da accapponare la pelle, cioè ho capito che te lo vuoi mettere, ma io ho visto bikini su donne che il bikini non avrebbero potuto proprio metterlo. Ecco. Cosmo Style, allora, Mexico, Black and White, che è un classico. Mi piacerebbe un vestito bianco come quello della Superstar, ma se non mi faccio il culo come la Superstar, col cavolo che riesco a mettermelo, vero Annalisa? Poi c'è Fluo, sono tutti i trend di stagione. Oh, com'è grazioso Miss Bonton. Sia gli orecchini, il vestito è carinissimo ed è... I pendenti costano 158 euro e sono di rosso prezioso e l'abito costa 70 euro di rinascimento, molto carino. Poi è in rosa cipria, e in abbinata ci sono le scarpe così. Belle, belle, belle. Ma dove sono gli orecchini che vi volevo? Eccoli! Allora, che ne dici di sposarti low cost? Ci sono tre tipi di vestito e look romantico sono questi orecchini qui, mi piacciono da matti, sono di Ippocampo, 59 euro, ma sono bellissimi, questi li cerco,
Io ogni tanto me lo vado a vedere il mio vestito di matrimonio. Mi piace assai. Assai, assai, assai. Poi, dalla città al mare, porta il tuo stile in vacanza. E infatti, eccolo l'Ups da 36 euro. E qui. Ci sono una serie di cose carine. Ho visto, sì, mi piacerebbero tanto gli shorts così corti, però di pizzo bianco. Dove li ho visti? Sweet Second li ha messi in un suo, come si dice? Look, outfit per oggi. Poi cose tutte tempestate di pietre preziose, sia i sandali che il braccialetto, non è male. Aldo, 19,90. No, guardate questa collana. Io immagino solo col caldo, che farebbe un caldo terribile. E poi, no, comunque veramente, in quanto a idee per vestirsi o accessori, Cosmopolitan è ferratissimo. Un'estate fantastica, naturalmente, se non c'è la pubblicità degli special food. Ho visto che adesso hanno fatto anche, ma questi sono nuovi, ma hanno fatto i cracker che sembrano patatine. Ma non le ho ancora viste, non li compro più sti cosi. Ho visto che i Biscuits Moment li hanno fatti anche al caramello. Certo che in quanto a marketing se la giocano veramente molto molto bene. Per quanto riguarda Beauty Bible, ci sono le tendenze più cool, naturalmente arancione e giallo. Con la bellissima Monica Vitti, poi c'è Jacqueline. Allora, Jacqueline Kennedy ha scritto un diario per non so 50 anni, no, ha scritto un diario per insomma tutto il suo matrimonio, quindi ci sono dei bei segreti, e ha lasciato detto che i suoi diari potranno essere resi pubblici a 50 anni della sua morte. Chissà che cosa verrà fuori. Questa collana di Chanel è favolosa, com'è favoloso anche il prezzo, ma è bellissima. E sono fiori smaltati, splendida, davvero splendida. Poi, eccolo. E poi c'è tutta la parte con i colori bronzo, i colori della terra, il borgogna. E io qui, allora, prima di tutto questo rossetto mi piace tantissimo. Mi sono innamorata dell'Ice to Kill 05 color vulcano, che è questo ombretto, e di questo rossetto di Dolce & Gabbana. Splendido. Ecco, questi sono i miei colori. Questi sono i miei colori. Piacciono molto. Poi naturalmente c'è tutta la gamma di solari dell'intero universo e le cose per l'hair care da portare in valigia per chi va al mare. Io non so ancora dove, quando e se partirò. Poi c'è tutta la parte sui profumi. Stranamente io, forse perché non fa tantissimo caldo, sto continuando a mettere il profumo. Poi c'è Giuliana, per il dove c'è il Cosmo Reportage. Ciao Giuliana! Giuliana che adesso riparte. Chissà come sarà tornare in America dopo un anno in Italia. E poi c'è tutta la parte hot. Sex and Body. Dritte last minute per un fisico da bikini. Poi
questa è carina, ci sono tutte le diete delle celeb, delle celebrity che sono folli, e cambiarle per farle delle diete sane. Allora, io non sapevo che Kim Kardashian e Mandy Moore facevano la dieta dei biscotti. È una dieta così, cioè io ragazze veramente leggo e... ma che ore sono? Scusate, devo andare a prendere le gemelle. Tipo, mangi due biscotti speciali a colazione, poi uno ogni 2 ore pranzo compreso, per merenda prendi un tè e altri 2 biscotti, poi uno, intervalli, poi uno a intervalli di 2 ore fino a cena, la sera ti concedi un pranzo non troppo calorico, per un totale di 1200 calorie al giorno. Cioè, per 1200 calorie al giorno, invece di riempirti di zuccheri del cazzo, pardon, cioè con 1200 fai una bella colazione, proteine, cioè puoi mangiare il secondo o il contorno, ma anche la pasta. Cioè, perché uno si deve fare del male? Poi ci sono, vabbè, le varie idee pranzo, con pranzo vegetariano, da fast food, il mediterraneo, e poi come tirare su il lato B, se vi interessa, naturalmente squat, 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 squat e affondi. Poi ci sono... oh, che meraviglia. Ecco, mandatemi qui, da sola. È in Grecia. Qui. Con una paglietta in testa e basta. Stromboli deve essere bellissima. E questo è... ho parlato anche troppo. Quindi ora vado a prendere le gemelle, c'è giusto un po' di confusione, sarà perché ti amo. Io vi saluto, ho parlato tanto, 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 e c'è il sole, poi ci sono le nuvole, poi c'è il sole, c'ho le piante che... adesso ho il pollice verde, quindi... c'ho le piante che un po' su, un po' giù, un po' richino, le annaffie... devo metterci un po' di concime, mia suocera mi ha detto ti devo dare un prodotto, ti faccio vedere come si... insomma, il basilico, se mi sente, il basilico sta andando benissimo. Settimana prossima farò la video ricetta del pesto di zucchine, anche perché ho trovato una variante al pesto di zucchine con l'aggiunta di basilico che è favolosa e mi piace tantissimo. Quindi me l'avete chiesto in tante. Le video ricette per me non sempre sono semplici, perché arrivo a casa, devo comunque fare sempre 2 pasti diversi, perché mangio tendenzialmente diversamente da mio marito, lui di solito mangia il piatto di pasta a pranzo. Quindi, però insomma, vi farò sapere, la devo fare per forza in questa settimana, perché dall'inizio di luglio le gemelle andranno all'asilo soltanto fino a 1:00, quindi il pomeriggio non lo faranno. Sono felicissima, saranno delle giornate lunghissime, però vabbè, vado, ciao, ci vediamo al prossimo video.